Ciao ragazze, ciao a tutti, ciao mamme, perché questo è un video forse un po' più dedicato alle mamme. E in tantissime mi avete richiesto il video sulla fascia, quindi come si indossa, come riuscire velocemente a mettere il vostro bimbo, la vostra bimba all'interno della fascia. Io mi sto trovando molto molto bene, non ho più il pacchettino purtroppo perché me l'avete richiesto questo video dopo che ho già buttato tutto, però visto che mi avete chiesto anche dove l'ho acquistata, vi lascio tutti i link nell'info box. Io l'ho acquistata su Amazon, l'ho pagata mi pare 16 euro, quindi ho preso quella più economica, ma è il 95% di cotone e 5% praticamente materiale elastico, perché deve essere un pochettino elasticizzata per riuscire a fare tutti i nodi del caso. In realtà si può utilizzare anche un tessuto elasticizzato molto molto lungo e molto molto largo, vedete, quindi io ho preferito prenderla già fatta perché avevo fretta di averla, però si può anche insomma, chi è brava nel cucito insomma può anche arrangiarsi insomma. Allora, la fascia, qui ovviamente nella sretta c'ho la mia bimba, così insomma posso mostrarvela, posso mostrarvi come inserire il bebè all'interno della fascia. Allora, io mi regolo sul metà di tutto il tessuto tramite questa etichetta, quindi altrimenti fate attenzione insomma che sia più o meno a metà. Poi, una volta che avete la vostra metà, praticamente andate a mettere la fascia come fosse un abito praticamente, quindi la mettete tipo top, la incrociate dietro di voi e fate passare, prendete appunto i due tessuti, salute, prendete il tessuto in questo modo e ve lo fate passare sopra le spalle in questo modo qua, come se fosse proprio un vestito. Più o meno dietro la situazione dovrebbe essere questa. Io adesso non ho uno specchio, solitamente mi regolo anche tramite specchio, comunque deve essere incrociata. Poi andate a prendere praticamente tutti e due i tessuti, io li chiamo i due tessuti ma in realtà è uno unico, comunque i due lati insomma, ci siamo capite, li unite e li andate a infilare dentro questa parte iniziale insomma che avete creato, tirate sotto, li la fate passare sotto, controllate insomma che non si sia intrecciato nulla, lo sistemate e lo incrociate, quindi praticamente questi due vanno incrociati sotto. Ok, una volta incrociati i due lati, i due estremi, ovviamente questa parte qua vi sembrerà più morbida, quindi molto, vedete, molto ballerina, ma così deve essere, non vi preoccupate, perché poi questa sarà la parte dove infilerete in maniera finale, chiuderete la bimba, quindi insomma deve essere un po' morbida per farla passare, ecco, quindi non vi preoccupate. Poi prendete i due lati, i due estremi che avete intrecciato, che sono qui, e li fate passare così, in questo modo, nella vostra vita praticamente. Quando arrivate ad unirli, fate, quindi passate dietro, passate avanti e fate un nodo. Voilà. E poi questo ce lo passate sopra, quindi la solita parte iniziale. Poi cosa dovete fare ancora? Tirare giù la vostra manica in questo modo, quindi ne tenete solo una su, questa vi servirà perché giù, perché altrimenti l'altra gambina della bimba o del bimbo non riuscirete a infilarla. Ora la parte più bella, prendere la bimba. Oh Isa, prendete la vostra bimba o il vostro bimbo, cosa fate? Nella manica che avete su la prendete in questo modo, infilate una gambina e deve rimanere praticamente il culetto, vedete, deve proprio incastrarla in questo modo qua, vi faccio vedere più da vicino. Poi
prendete l'altra gambina e la infilate nella manica che avete tirato giù, in questo modo qua. Andate anche qui piano piano a incastrarle il culetto dall'altra parte. Quando lo sentite ben messo, riprendete la vostra manica e ve la tirate su, tenendo la bimba sempre centrale. Voilà! Questo è, diciamo, l'intreccio, no? Che serve a sostenere, già ve la sentite sostenuta, ma la sua schiena e il suo collo andrebbero indietro, quindi cosa dobbiamo fare ancora? Dobbiamo prendere la parte iniziale, quindi quella fascia che sembrava, diciamo, molle, questa qui, infiliamo i due piedini della bimba e tiriamo semplicemente su. Adesso lei vuole già mangiare, quindi una volta che tirate su potete scegliere quanto tirar su, potete scegliere qui, a volte preparatevi perché vi si addormenteranno i bambini subito, i neonati questa fascia l'adorano perché si sentono avvolti, quindi vedete si sentono fasciati vicino alla mamma, poi a volte appoggiano la testolina qui proprio sul vostro, neanche petto, proprio qua sotto il collo, quindi sentono il vostro battito cardiaco e quindi si sentono come nella pancia, avvolti, sentono il vostro cuore, quindi insomma è un'invenzione meravigliosa. Quindi una volta che poi si addormenta potete scegliere quanto tirare i laterali, quindi io a volte quando si mette troppo di lato e magari sto facendo delle faccende per paura che il collo magari si pieghi tutto, la metto così, vedete, la va a tenere anche se vi curvate, diciamo lo stesso fa l'altro lato, quindi insomma questi servono a questo. E invece questa, insomma, potete valutare quanto tirarla su voi per farla sentire più accoccolata a voi, ecco. Quindi questo è il metodo che ho trovato nelle istruzioni della fascia, quindi se acquisterete questa che ho acquistato io, non so gli altri marchi, vi lascio, come vi dicevo, il link nell'info box di quella che ho acquistato io, non è una collaborazione ma me l'avete chiesto, quindi insomma ci tengo a darvi il mio consiglio visto che mi sto trovando molto bene con questa fascia. Dietro risulterà messa così, quindi tutto intrecciato, tutto legato, siete anche libere di utilizzare le mani. Io diciamo non la utilizzo sempre perché non voglio che prenda questa abitudine, la utilizzo principalmente quando ha la colichetta, quando piange e non sto seduta ma devo camminare, perché lei si sente appunto muovendomi, si sente cullata come quando era nel pancione, quindi insomma poi se si è addormentata mi posso anche sedere, posso fare tutto con la fascia, questo è il bello, le faccende, magari posso lavare i piatti, ho le mani libere, lei dorme ed è tranquilla, quindi quando so che è nervosetta, non riesco a farla addormentare o anche altro da fare, mi aiuta tantissimo a gestire, diciamo, le faccende domestiche. E questo è quello che vi posso dire su questa fascia, io mi sto trovando molto bene. C'è in due colorazioni, mi pare grigia e un altro colore, non ricordo l'altro colore, però perdonatemi. E niente, questo è tutto, io e Alessandra vi salutiamo. C'è anche da Alessandra che vi dice che questa fascia è super comoda, anche Ale vi consiglia questa fascia o una fascia qualsiasi, insomma, ma è super super comodo e coccoloso. E io vi mando un bacione gigante, spero che il video vi sia stato utile, fatemi sapere in caso nei commentini se avete poi acquistato una qualche fascia, se avete acquistato questa, come vi siete trovate. E niente, io e Alessandra vi salutiamo, baci a tutte e al prossimo video, ciao!